In occasione della 27esima edizione della Biennale di Lugo, che ha aperto i battenti sabato 8 settembre, è stata inaugurata dal sindaco Davide Ranalli la mostra fotografica sui 70 anni della Venieri, storica azienda locale specializzata in macchine per l'agricoltura. Una mostra molto importante perché non è soltanto una mostra ma è un racconto ed è il racconto di una grande azienda che in questi 70 anni ha fatto una scelta e la scelta di questa azienda è quella di restare nel nostro territorio per produrre. Questo che cosa ci spiega? Ci spiega che si può riuscire a consolidare un rapporto molto forte tra imprese e territorio, che è un po' quello che durante questa fiera vogliamo portare avanti. Quindi la nostra presenza oggi è anche un modo per ringraziare la ditta Venieri per quello che ha fatto in questi 70 anni, ma soprattutto per quello che riuscirà a fare nei prossimi anni, perché è un'azienda che non solo ha voluto bene a Lugo, ma che ha cercato nel corso degli anni di sviluppare sempre di più e di ricercare il modo per stare sempre in nicchie, in fette di mercato che, per quanto complesse, comprendevano sempre la loro presenza. Questo è un sinonimo, oltre che di attaccamento, di straordinaria determinazione. Aggiungo in ultimo un aspetto che secondo me non è mai secondario, anche quando si ricoprono incarichi amministrativi: mi lega una forte amicizia con Filippo e con la sua famiglia, tale per cui oggi la mia presenza qui non è solo in un qualche modo come istituzione, come sindaco di questa città che deve molto alla Venieri, ma anche proprio per l'amicizia e l'affetto che mi lega a Filippo e alla sua famiglia, a cui voglio fare i migliori auguri di in bocca al lupo per l'oggi ma soprattutto per il domani. Grazie.